EduLife. Apprendere per crescere insieme. Le esperienze condotte con RCS hanno riguardato l'attivazione di un ambiente di apprendimento e lo sviluppo di contenuti sull'utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica. I protagonisti sono gli insegnanti provenienti da tutta Italia. Ma l'avventura con EduLife è iniziata sulla base di un presupposto comune, di interesse reciproco molto forte e anche su un feeling per un approccio empirico, cioè a tutte e due interessava mettere a fattor comune delle aree di eccellenza, di best practice. Noi eravamo i primi editori a provare a proporre sul mercato un catalogo di prodotti digitali per le lavagne interattive. EduLife era allora, al momento, e tuttora il best practice sul fronte della formazione ai docenti con l'attività che stava svolgendo in Trentino. Quindi ci siamo incontrati, ci siamo piaciuti e abbiamo detto proviamo a fare qualcosa insieme nel rispetto del DNA di ciascuno di noi. Noi come editori sentivamo il bisogno di offrire insieme ai contenuti digitali anche formazione, ma non era il nostro mestiere. EduLife sentiva il bisogno di avere anche dei contenuti di editori a fianco dell'offerta formativa, ma non era il loro mestiere fare contenuti. Queste esperienze molto diverse avevano come obiettivo comune il capire soprattutto come reagisce il mercato a questo tipo di offerta e il far crescere l'offerta a sistema. Diciamo che il primo passo importante che abbiamo svolto su questo fronte è stato quello di aprire una piattaforma comune in cui abbiamo offerto dei moduli di formazione online strutturati su due livelli: un livello base che insegnava gli elementi d'uso della lavagna interattiva e gli elementi di base dei nostri contenuti, e un livello più avanzato dove subentrava il know-how pedagogico di EduLife e dove si provava a proporre agli insegnanti l'uso in classe, l'organizzazione della lezione, l'uso in classe dei nostri contenuti integrati con un metodo ben tarato sull'esperienza sul territorio. L'ambiente e gli oggetti di apprendimento nascono dalla consapevolezza dello sviluppo di una didattica diversa e dalla volontà di condividere le conoscenze e di metterle a disposizione degli insegnanti all'interno di un ambiente aperto e in continua evoluzione. Questa è stata un'esperienza molto che è appena nata, un anno di vita, quindi è presto per trarre delle conclusioni, però i primi segnali sono interessanti perché abbiamo oltre 700 insegnanti che si sono iscritti a questa piattaforma. C'è, come era prevedibile, un fortissimo bisogno di formazione a livello di base, del modulo di base di tipo introduttivo su cos'è la lavagna, come funziona, via discorrendo, ma abbiamo anche riscontrato un forte interesse di alcune nicchie del mondo degli insegnanti, in particolare degli insegnanti delle scuole primarie, che sono notoriamente i più aperti, i più vispi nell'apertura alle nuove tecnologie. L'aspetto molto importante che, se vogliamo, ci ha conquistato a questa collaborazione è l'approccio costruttivistico di EduLife. Noi ci siamo resi conto, girando in tantissime scuole d'Italia, che non è possibile paracadutare le nuove tecnologie dall'alto. Non è possibile un approccio impositivo, non è attuale, non è sensato un approccio che non tenga conto del digital divide che esiste oggi fra insegnanti e ragazzi. L'approccio corretto è quello di far partecipare il più possibile i ragazzi al processo di apprendimento che essi stessi dovranno percorrere, con il loro coinvolgimento immediato sull'uso delle nuove tecnologie. Questo è un po' una capriola culturale che molti insegnanti dovranno svolgere, ma è l'unica garanzia di funzionamento ed è l'unica garanzia che oggi abbiamo per far avvicinare un po' questi due mondi che fanno fatica, sempre più fatica a parlarsi. Siamo davanti alla prima generazione di digitali nativi, e il mondo sta cambiando a una velocità esponenziale. Non possiamo più
proporci nelle scuole con lo stesso approccio tradizionale che c'è sempre stato. La peculiarità del progetto è data dalla condivisione delle esperienze di RCS e di EduLife. Infatti, i contenuti disponibili nell'ambiente virtuale di apprendimento nascono sia dalle informazioni che RCS ha raccolto e continua a raccogliere grazie ad un rapporto diretto e costante con gli insegnanti, sia dal processo di ricerca effettuato da EduLife in tema di didattica e formazione. EduLife. Apprendere per crescere insieme.